Tutti i giorni dalle 16 alle 18 gli insegnanti precari si incontrano presso la sede della Gilda di Milano, di via Paganini 3, e compilano insieme le domande per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Dal 2002 in poi comunque solo in terza fascia si poteva inserire, quello che abbiamo detto ieri, giusto? Nel foglio che c'era lì. Adesso c'è il problema della pagina 5. Allora, chi è che fa parte dei salvaprecari? Di qualche anno, se nel 2009 e 2010 o 2010-2011. Allora, però. I colleghi si danno appuntamento presso la sala conferenze della Gilda per scambiarsi le informazioni utili e individuare la provincia dove possono avere le maggiori probabilità. Consigli che chi avesse lavorato a pieno e può avere 12 punti in una classe di concorso specifica per i 12 punti, è più conveniente a questo punto mettere per quell'anno lì questa cosa qua. Non ci siamo. Dici, il problema è che qua c'è scritto la seconda. Al martedì pomeriggio alla tavola rotonda partecipa in videoconferenza l'avvocato Michele Borello, che offre la sua consulenza sui casi più spinosi. Questa è l'arma doppio taglio, secondo Avendo me è comunque titolo, avendo comunque. Ma se uno ha lavorato per due classi di concorso, cioè se veramente devi far valere i punti. Dovete inserire qua. Per il 2009-2010 dovete inserire qua la X. La partecipazione al dibattito è riservata agli iscritti alla nostra associazione professionale che intendano condividere le esperienze fatte, le informazioni apprese, nonché gli approfondimenti su decreti e ordinanze. Quella principale, volete mettere i punti? Una domanda Fammi finire. finisci, E mettiamo qua il coso del 2009. Se anche nel 2010-2011 a tuttora siete nel salva precari, siete iscritti nel salva precari, indipendentemente se avete ricevuto la nomina, qualcosa, il salva precari dà una fetta così, taglia e dice. Comunque, siccome sei lì, per il salva precario tu prendi 12 punti, indipendentemente se hai lavorato o non lavorato. Quindi, questo era quello che 2 anni fa era uscito e tutti i precari erano incazzati, Certo. però in realtà. Vi aspettiamo per collaborare tutti insieme. Un saluto da Giulia Biondini.